Una catena di sindaci del territorio Maiella Orientale Aventino in difesa delle aree interne. Uniti si vince, hanno detto i primi cittadini che si sono dati appuntamento presso l'incrocio tra la statale 81, la strada provinciale 95 e Casoli Fara San Martino per protestare contro la chiusura da mesi della statale 81 in seguito ad un movimento franoso. La viabilità fa parte dei servizi primari che sono alla base per far vivere le aree interne. Oltre al problema strade c'è quello della sanità, per la quale gli stessi sindaci si ritroveranno a manifestare a breve, il sindaco di Fara San Martino, Antonio Tabani. Siamo qua 7 agosto, non è cambiato nulla, noi siamo ragionevolmente convinti che prima della fine di agosto non cambierà nulla e purtroppo, malgrado l'intervento sia importante e che tecnicamente noi sicuramente non contestiamo la tipologia di intervento, oggi questo comprensorio vengono lasciati senza strada nuovamente, come è successo nei sei mesi degli ultimi 10. Quindi insomma io credo che qualche danno lo stiamo subendo a tutti i livelli, turistico, emergenziale, sanitario, sociale, economico e forse su questo bisognerà aprire una riflessione ancora più condivisa e ancora più ampia. Donatello Di Prinzio, sindaco di Guardia Grele, questa strada interessa proprio il territorio anche che collega Casoli con Guardia Grele. Lo smottamento è avvenuto sia sul territorio di Guardia Grele che su quello di Casoli e sta creando grosse difficoltà non solo ai residenti, ai turisti, a chi deve recarsi per il lavoro, a chi deve recarsi e muoversi per la scuola, il trasporto pubblico urbano, e in più perché le strade interne che vengono utilizzate come strade alternative si stanno danneggiando ancora di più di quello che è. Basta con il penalizzare le aree interne, lo hanno detto tutti, il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini. Noi oggi qua siamo a interpretare il sentimento di tantissimi cittadini dell'entroterra. Non è soltanto la viabilità, ma è anche la sanità, ma è anche gli investimenti che vanno tutti sulla costa. Qua si parla solo esclusivamente della costa dei Trabocchi. È il momento di pensare anche all'entroterra. Se ne parla soltanto, ma poi concretamente non si vedono gli investimenti. Allora dobbiamo chiedere alla provincia una viabilità alternativa, perché se si chiude la SS81 non è pensabile di poter attraversare questa strada qui che va ad Acigno, e allo stesso tempo bisogna mettere la pedemontana la priorità delle priorità. La provincia l'ha fatto, l'ha chiesto alla regione, dobbiamo chiedere al governo. Claudio De Miglio, sindaco di Palena, lei conosce bene questa strada. Sono quasi 25 anni che la percorro quasi tutti i giorni e chi meglio di me può conoscerla in ogni suo punto. Io penso che in una programmazione più alta, regionale, provinciale e nazionale, debba dare attenzione a questa strada. Per noi di Palena è veramente una strada che ci collega a Chieti. Noi pensate che il nostro distretto del Tribunale è Chieti, quindi tutti i cittadini si recano quasi settimanalmente a Chieti per ogni situazione. Quello che consiglio un po' a tutti, ma soprattutto ad ANAS, di dare più attenzione al percorso, al dissesto idrogeologico e dagli interventi che si possono programmare.